Amici del Cannocchiale Letterario, buonasera da Silvia. Oggi un ospite speciale, a parte che ormai sono diventati tutti ospiti speciali, quindi esordisco sempre con un ospite speciale. Chi non è speciale? Il livello si sta sempre alzando, sempre un po' di più. Ho il piacere di presentarvi Fiammetta Rossi. Il nostro è un incontro anche quasi un po' karmico. Ciao Fiammetta. Ciao cara. Ci siamo conosciute al Miss Fest, siamo entrambe delle scrittrici di giallo e di crime con un taglio particolare. E infatti questo feeling che c'è stato a pelle tra di noi poi è stato confermato da leggere i romanzi di Fiammetta e dal capire che in effetti spesso la pelle non sbaglia, perché la personalità di questa donna forte, simpatica, ironica, ma poi colorata, speziata, trasuda nei suoi romanzi. Ho il piacere di presentarvi oggi il romanzo editato da Delos per la collana Delos Crime, è Il fantasma del Cambusiere. Ci fai vedere la copertina? Eccolo qua. Allora, prima di Forse. entrare nei dettagli, nella presentazione di questo romanzo, vi chiedo però di, e facciamo un piccolo cambiamento oggi, iscrivervi al mio canale YouTube. Se vi piace, ovviamente vi piacerà tantissimo questa intervista, questa puntata, mettete un like e condividete con amici. Allora, un romanzo molto particolare, perché non è solo, è più un mystery che un thriller, giusto? C'è un Sì, mistero, un esatto. enigma da sciogliere. È legato a delle cose, insomma, che si capiranno. Non è delitto splatter, però c'è molta suspense. E la suspense è data dal ritmo che tu hai dato alla storia, dai fatti salienti della storia, da questo enigma da risolvere, ma poi soprattutto dal protagonista. Esatto. Romanzo da una parte mystery, ma anche un pochino romance, perché all'interno c'è una storia d'amore, poi un po' gotico, perché l'ambientazione è un'ambientazione al confine tra l'Ottocento e il Novecento, siamo nei primi del Novecento, Siamo giusto? nel 1874 per la Ok, precisione. perfetto. Siamo in Scozia, Esatto, siamo in in un Scozia. ambiente. Quindi ci riporta già un pochino Mary Shelley, ci riporta ai castelli, ci riporta anche Harry Potter, cioè un'ambientazione di un certo tipo, ma tutto questo abbiamo detto fine 800, 1870, Scozia, castelli, ci riporta un po' al romanzo gotico. E infatti c'è la Certo. giovane fanciulla, tutta sola, impaurita, con un ragazzino che poi è il fratellino che lei protegge, di cui sappiamo poco perché lei, il suo passato è da capire, e questo sarà parte del mystery. E quindi la fanciulla, la giovane pulzella, nella fine del 1800, in un castello tutta sola, le ipotesi sono due: o arriva Don Rodrigo che la rapisce, e ci sarebbe magari anche una svolta sexy. Magari non da dormire, Oppure, cosa succede? Un pure fantasma. Ecco un perché è un fantasma. romanzo gotico. Allora, vado agli stereotipi, perché queste le premesse, uno dice, vabbè, ok, una serie di ingredienti fissi, niente di nuovo. No, perché la bravura di questa scrittrice è riuscire a usare degli elementi fissi del romanzo anche proprio di genere, dandogli tutto uno stile, un sapore, un carattere, un'ironia, un ritmo che lo rende unico. Cioè, io l'ho letto veramente tutto d'un fiato. Narrazione in prima persona, che l'ha reso, secondo me, un po' vicino. Io ho sentito la voce, soprattutto l'inizio, di T.D. Lamb, di Novecento di Barì, perché c'è questo passato che viene dalla nave, si sente il rumore, lo sciabordio delle onde, senti quelli che hanno i marinai col cannocchiale, terra, giusto? Senti questa Giusto, eco, sì. c'è tutta una sottotrama, è tutto un passato che emerge e non emerge, emerge e non emerge,
Perché questo fantasma viene da lontano, ha viaggiato molto. E tutti questi elementi marini che derivano da tanta letteratura di genere, a loro volta di genere, ma che a questo punto fa parte Salgari, Stevenson, L'Isola del Tesoro, Salgari, Il Corsaro Nero, quindi tutto il genere dei pirati, Annie Bonny. Viene rielaborato con uno stile particolare dove il collante è la cucina. Ecco Esatto, la magia. sì. Allora io in realtà mi sono ispirata senz'altro ai libri perché ce li ho dentro, quelli che tu hai citato, che ho letto tanto tempo fa, ma diciamo che mentre leggevo un paio d'anni fa l'idea del fantasma del Cambusiere, di questo Julian Moore, di questo Cambusiere che è stato assassinato in casa sua per motivi che nessuno ancora si sa spiegare, questa idea era nata già un paio d'anni fa, quando io stavo rileggendo Moby Dick di Melville. E allora, mentre leggevo, ero permeata da tutta questa atmosfera marinaresca, questa vita sulle baleniere, eccetera, e la notte la sentivo dentro questa voce. Io non scrivo mai in prima persona, non mi piace avere un connotazione più ampio, eppure sentivo la voce di questo marinaio, di questo cambusiere un po' borbottone, di questo misogino, questo personaggio che non ama stare troppo a contatto con gli altri, per cui sceglie di fare il cambusiere, quindi di stare in cambusa, di diventare cuoco proprio per non stare a contatto con il resto del mondo, e la sentivo dentro. In più, dato che mi era appassionata alle situazioni marinaresche, alle baleniere, eccetera, poi mi sono andata a leggere anche Primo Comando di Patrick O'Brien, e che ha elementi estremamente tecnici. Ora, magari nessuno lo conosce troppo, però ha avuto un grande successo questo romanzo, questa serie di romanzi, da cui poi è stato tratto un gran film, Master and Commander, con Russell Crowe, che è un filmone che ha fatto epoca, però è bellissimo. E il film, diciamo che racchiude un po' quasi tutti i romanzi di Patrick O'Brien, e gli elementi tecnici marinareschi, il sartiame, il fasciame delle navi, insomma, quelle cose che trovi nel romanzo, appunto, li ho presi praticamente da lì e poi da Moby Dick. Quindi sono stata influenzata. A un certo punto venivo lavorata ai Esistente. fianchi, Li hai proprio praticamente. resi bene, però io vado oltre. Io sono convinta che tu in un'altra vita eri proprio un marinaio. Ma eri Darsi, proprio un perché marinaio, ma di quelli che bestemmiavano e bevevano birra, perché si sente questa voce che poi ci si vede, no? Con la collanina per bene di perle, tutta messa, però e questa è la bellezza dello scrivere. Perché hai tirato fuori il pirata misogino che c'è in te. mi sono terribilmente misogino, soprattutto nei confronti delle donne, poi non ne potevi, i bambini, poi manco a parlarne, e per cui io l'ho sentita molto e mi sono, ripeto, divertita tantissimo a scriverla, e mi venivano le battute, tanto che mentre scrivevo poi ridevo e arrivava qualcuno e dicevi: cosa stai ridendo? E te lo spiego dopo, intanto. Certo. E Certo. quindi, perché sì, è vero che c'è un mystery, c'è un giallo, ci sono delle persone che sono morte ammazzate, ma c'è anche l'elemento estremamente ironico di questo cambusiere malmostoso, borbottone, che un giorno vede casa sua invasa da una giovane donna, per giunta inglese, con fratellino a carico, e lui dice: no, adesso li mando via tutti, prima di subito. E invece Esatto. Allora, per dare un po' le fila ai nostri ascoltatori senza spoilerare, la trama, diciamo proprio la quarta di copertina, si tratta di una giovane donna di nome Margaret, del cui passato non sappiamo nulla, ma capiamo che potrebbe avere radici aristocratiche, anche se si ritrova in ristrettezze economiche significanti, probabilmente alla ricerca della propria identità e del proprio modo di guadagnarsi la vita in un mondo in cui alle donne è proibito guadagnarsi la vita da sola, tanto più se ha un'origine aristocratica, che prende possesso di un piccolo castello, di una casa comunque, sulla roccia in Scozia. Questa casa cigola da tutte le parti, le scale che cigolano, gli sportelli che sbattono, le finestre che si aprono durante il temporale, si sentono delle voci in lontananza e lei scopre di sentire proprio la voce
Quale voce? Quella di un fantasma. Un fantasma sicuramente non ospitale, anzi molto inospitale, perché fa di tutto per scacciare via gli inquilini indesiderati. Ma lei ha un bellissimo pelo sullo stomaco, se ne frega, dice: vabbè, io sento i fantasmi, non c'è nessun problema, facciamo un patto, tanto io di qua non me ne vado perché devo trovare me stessa, devo trovare la mia strada, è l'unico posto dove posso stare. E insomma, lo strega anche un po' col suo fascino. Lui da una parte ha questo conflitto, no? Da una parte odia le donne, vuole stare da solo, vuole la sua casa, non vuole rotture di scatole, e però poi viene stregato da questa dolce fanciulla che capisce che deve in qualche modo trovare la sua strada, ma soprattutto la vede cucinare. E a questo punto gli cadono le braccia, perché abbiamo detto il titolo è Il fantasma del cambusiere e l'elemento che a me ha stregato, che penso è sicuramente è l'elemento fondamentale di questo romanzo, è l'abbinamento della cultura di mare, di cui abbiamo parlato prima, alla cucina. Cucina che ci fa viaggiare in tutti i posti dove il nostro protagonista, che era il cambusiere di una baleniera, viaggiando via via nei suoi viaggi, apprendi le ricette, e qui esce fuori la Fiammetta Rossi, alias Isabella Allende. Oh, la Peppa, caspita. È un pochino che lei ha fatto questi libri dove abbina le ricette ai viaggi, lei in chiave erotica, però sensuale, e tu nelle tue ricette, e poi parliamo anche quanti artusiti o cucchiai d'argento ci sarei letta, perché quindi descrivi una giovane fanciulla che cerca il suo mondo, si dà da fare coi fornelli, ma la frana perché brucia tutto, è distratta, e poi cerca anche di scrivere qualcosa, guarda caso di scrivere qualcosa che abbia a che fare col mare, e anche lì una frana perché è pieno di luoghi comuni. E lui a questo punto decide di darle una mano. Ecco. La domanda: Esatto. ma tutte queste ricette da dove vengono? Allora, da una bella ricerca, ma l'idea di base me l'ha data i libri di Jorge Amado, che se non lo conosci, secondo me ti piacerebbero tantissimo, e in particolare Donna Flora e i suoi due mariti, perché sono ricette dove trovi ambientate, l'ambientazione è quella di Salvador e di Bahia, in particolare Salvador. E ci sono questi colori, questi profumi, queste cose estremamente esotiche. C'è anche un po' di magia, un po' di seduzione, perché cucina e seduzione vanno di pari passo. In particolare c'è Donna Flor con i suoi due mariti, che è stato per me un'amica incredibile, perché è la storia di questa donna sposata, bella, sposata con un perdigiorno, fedifrago che le mette continuamente le corna. Un giorno questo marito, che è un bravissimo amante, muore e lei si ritrova da sola e senza un centesimo. E allora, visto che sa cucinare, in effetti apre una scuola di cucina. Dopodiché c'è il farmacista morigerato, religioso per bene, che se ne innamora e la sposa. Lei però, un conto è avere lui di giorno, ma di notte diciamo che sente molto la mancanza dell'ex marito, il quale ritorna sotto forma di fantasma a stuzzicarla. E tutta questa storia divertentissima gira intorno alla sua cucina, gira intorno alla sua scuola di cucina. Per cui queste ricette, il cararu, il caruru, il combo che tu hai letto, che sono segnate anche qua, vengono da lì, vengono dai Caraibi un po', no? Dai Per colori dei quello Caraibi, è cucina creola. A me yeah. piace molto la cucina creola perché unisce le spezie, frutta, verdura, Oh. agrodolce. È molto sperimentale, come poi la gente creola, no? Ci sono delle donne bellissime che hanno la pelle colorata, però magari gli occhi azzurri, cioè dei mélange bellissimi, Dei splendidi, che io melange, ma amerei proprio. infatti, Margaret, la storia si conclude all'ultimo dell'anno, si conclude, scusate,
intorno a Natale, alla vigilia di Natale, lei si era ripromessa, aveva promesso con Julianne Moore, con il fantasma del Cambusiere, appunto, si era ripromessa di creare il piatto principe e lui l'avrebbe incoronata regina finalmente della cucina, quindi grande cuoca, se fosse riuscita a fare la moqueca brasiliana, che è La un moqueca. piatto brasiliano Yes. estremamente difficile, che richiede una cottura lentissima, che richiede un abbinamento di spezie e di verdure non indifferenti, e lei Sta venendo ce l'aveva. fame comunque. Sì, e lei quindi, anche perché sempre nel libro c'è una gara di cucina da vincere, perché lei di Margaret è vero che ha origini aristocratiche, ma è senza il becco di un quattrino, e lei ha Esatto. bisogno di guadagnare e quindi deve partecipare a questo contest, questo MasterChef, e se vince avrà pubblicato il suo libro di cucina e anche una bella cifra, una bella somma di denaro, per cui lei ce la deve mettere proprio tutta Esatto, allora c'è per questa storia molto bella della crescita del personaggio sì. che si distingue un po' cioè si distingue molto dai romanzi di genere a cui tu ti sei rifatta, no? Perché la Pulzella non è la giovane Pulzella da proteggere, ma è una Pulzella del 1800 che però è moderna perché cerca la sua realizzazione, la sua indipendenza, primo elemento di distinguo. Ma molto tanti altri elementi di distinguo, tra cui io ho scelto il fatto che tu hai fatto una trama ricca di sottotrame. Primo elemento, la prima grande sottotrama è il fatto che lei sogna di diventare una scrittrice e cerca di cavarsela in cucina. Grande idea, abbina le due cose grazie all'aiuto del fantasma e nascerà fuori tutta un'opera culinaria, lo possiamo dire? Certo, certo. E quindi questa è la prima sottotrama. E poi ci sono tante altre sottotrame che rendono il libro gustoso. E secondo me, un domani dovresti provare a fare un po' come la Monaca di Monza, con la Monaca di Monza, nel senso di creare uno spin-off. Ad esempio, non solo quello che tu hai detto prima, le ricette di Donna Flora, ma parlavi anche della leggenda di questa schiava che si è liberata, questa bellissima creola che uno si immagina andare in giro per il Caribe. E che non solo ha preso gli uomini per la bellezza, ma soprattutto li ha presi per la gola, e grazie al suo talento riesce finalmente a sposarsi il padrone. Quindi tante sottotrame, e la cosa sfiziosa è che a ogni sottotrama poi c'è è legato a è le, ogni sottotrama un po' è legata a dei piatti. Domanda lui. Perché allora io mi sono molto ritrovata in Margaret, che è un disastro in cucina, che brucia le pentole, e tu poi hai abbinato il paradosso di lei si imbatte nella cucina caraibica perché sono gli appunti del suo fantasma, però giustamente è in Scozia, non c'è la materia prima, non trova le spezie, non trova quel tipo di verdura, quindi co come puoi tradurre, mi viene in mente un guacamole per dire. Quando ai tempi non esisteva l'avocado e non esistevano tante, cioè come puoi fare? Al massimo prendi la patata, ma non è la stessa cosa. Quindi, però, la domanda clou è: ma tu questi piatti li sai veramente cucinare? Dunque, parliamone. No, allora, qualcosa sì, però guacamole la so cucinare, la moqueca brasiliana non mi ci metto nemmeno, non credo di essere così prestante. Diciamo che mi piace molto la cucina domenicana, in realtà, la sto sperimentando, mi piace molto, però no, questi piatti così particolari, l'uso dell'avocado, per esempio, sì, tantissimo, ma ancora sono molto, molto lontana dall'essere come Donna Flor, oppure come il fantasma del Cambusiere. Però dai, è Ok, perché a me è carino. venuta una voglia di gustare la moqueca, quella la conosci, l'hai mai mangiata? L'hai mangiata, ovviamente. Sì, nel ristorante Sì. brasiliano, però, fatto Mamma, da qualcuno. che fame, io che poi adoro la cucina etnica, mi piace l'indiano, mi piace poi la cucina un po' spagnola, che poi non è spagnola, è ispanica, e anche dei paesi appunto. Ciao, italo-americani, dei paesi del sudamericani, quindi amo moltissimo, va bene.
Abbiamo parlato tanto e il problema è che rischio di parlare ancora di più è di spoilerare. Io non voglio spoilerare, vorrei rimanere su questi gusti che tu hai dato, più che sulla trama, perché è un romanzo non solo ben scritto, non solo gustoso, non solo, come abbiamo detto, con uno stile molto particolare, si sente tanto la voce del narrante in prima persona, ma poi c'è una bellissima struttura, cioè non è che siamo qua meno con gli strumenti dello scrittore dal punto di vista della trama. No, no. C'è un legame in effetti tra lei e il fantasma, perché comunque, dato che è un giallo, un mystery, alla base di tutto c'è qualcuno che è stato assassinato e allora bisogna scoprire chi è stato, chi è il colpevole, perché appunto c'è questo legame tra questi due personaggi strani, questi due personaggi un po' bizzarri, per cui lei è lì con lo scopo di riprendere in mano la sua vita, rendersi indipendente, perché è un'eroina a tutti gli effetti, un'eroina moderna, Margaret, ma è anche lì per capire cosa è successo a suo padre 10 anni fa. Ecco, quindi Ecco, è. allora io direi che questa potrebbe essere anche un po' l'ultima domanda, perché tu hai reso questo incontro un incontro karmico, cioè il fatto che lei si sia ritrovata nella casa che era la casa di lui, e il fatto che lui l'abbia aiutata, abbia aiutato il suo personaggio a crescere, tra parentesi poi c'è un amore che non sboccia mai, però si capisce che poi si innamorano, fai in modo che dal punto di vista della trama le loro vite in realtà siano realmente incrociate perché alla fine hanno un nemico che è un nemico comune. Esatto, E quindi c'è un questo nemico. è alla fine è proprio un incontro karmico, cioè lui non può risolvere l'enigma del perché mi trovo ancora sulla Terra e senza di lei Esatto. in realtà sarebbe rimasto incastrato nella sua casa da solo, non avrebbe mai sciolto e sarebbe rimasto lì. E lei senza di lui la sua vita non sarebbe andata da nessuna parte perché probabilmente sarebbe dovuta ritornare alla famiglia d'origine che è non dico cosa, in una situazione insomma di certo non agiata, non agevole e non felice. E come mai un incontro karmico? Come mai? Solo a livello narrativo o perché tu credi in una scintilla in più? Allora, a livello narrativo è stata una scelta dovuta. In realtà io credo molto nel karma, credo molto veramente, anche perché per esperienza so che quelle poche volte che ho fatto del male me ne sono pentita amaramente. Viceversa, quando faccio del bene, poi alla fine ci si impiega molto più tempo, ma torna sempre. Nessuna buona azione rimane nascosta, rimane impunita, per così dire. Per cui no, ci credo moltissimo nel karma, anzi, E sei una persona sono talmente solare che io faccio fatica a pensare che tu abbia mai fatto del male a qualcuno, ma vabbè, ognuno di noi Ho qualche è parola in passato, qualche parola quando ancora non credevo troppo, quando ero ancora molto impulsiva, quando appena usciva qualcosa dalla pancia davo fiato alle trombe. Sì, ho avuto modo di poi pentirmi di quelle cose cattive dette o quelle azioni che potevano essere evitate. Non è che ho ammazzato nessuno, però diciamo che ci sono cose che magari uno contasse fino a 10 è meglio, ecco. Ok, senti, ha vinto dei premi questo romanzo e se non li ha vinti il romanzo, dici tu quali premi hai vinto perché ne hai vinti ben tanti e ben meritati nel mondo sempre del crime. Non in ultimo la finale al Nebbia Gialla, tanta roba insomma. Allora, io negli ultimi 2 anni ho fatto la finalista a un sacco di concorsi. Come me, abbiamo un Qualcuno karma anch'io e te siamo. è karma questo. Qualcuno l'ho anche vinto, e all'ultimo, per quanto riguarda, ecco, cito l'ultimo così, del Fantasma del Cambusiere, l'ultima è stata la menzione speciale a Pier Pagnana in giallo, perché ha vinto, Wow. come si è stato nominato come trama più originale, Sì, e ha avuto questa condivido. menzione. Lo scorso anno, per cui Sì. mi è stata data tantissime soddisfazioni in realtà, che dovunque lo presenti alla fine piace e va bene, quindi sono contenta. È molto nuovo, è molto originale, ha usato degli elementi classici di genere.
ma rimescolati tutto a modo tuo con un sapore nuovo, esotico, entusiasmo, ambientazione, appunto, da una parte la Scozia, dall'altra parte la cucina caraibica, una voce molto forte, narrante, ripeto, poetica, anche avvolgente da una parte e burbera quanto serve dall'altra. Quindi abbiamo tanti elementi, io ci ho visto Salgari, ripeto Stevenson, i classici della letteratura dei marinai e soprattutto dei pirati, e quindi sono felicissima. Ti auguro al libro ogni bene, anche a te, scrittrice, perché meriti. Ricordiamo Il fantasma del Cambusiere di Fiammetta Rossi. Ricordiamo di iscrivervi al mio canale e di mandarci alla email il cannocchiale letterario con due N con due T @yahoo.com i vostri PDF. Li valutiamo, i migliori li commenteremo, li intervisteremo in queste puntate. Attenzione che il livello ormai è sempre più alto. E ringraziamo, ricordiamo dello Scrime. Come si può acquistare il tuo libro? Allora, senz'altro online, anche in formato Kindle ebook, quindi in formato cartaceo o elettronico e naturalmente anche in libreria. Oppure Ok, Amazon contattandomi. pure. Ok, Oppure, contattandoti. se volete una copia autografata, mi contattate su Facebook o Instagram o TikTok e io sono presente, vi invierò la copia all'indirizzo che vorrete. E noi ci diamo i saluti finali per il cannocchiale letterario da Silvia e da Fiammetta.